The NFL playoffs have arrived, and we have you covered each day on Outkick's Hot Mic with Hutton Withrow. Some of the best football guests break down the biggest matchups, from Armando Salguero and Donovan McNabb to Ryan Leaf and Bobby Carpenter, plus the top headlines and reaction to each playoff weekend. So, Chad, which quarterback ascends to that next level? Brock Purdy, Dak Prescott, Tua is on this list. Got to be Lamar Jackson, right? Yeah, it's his time right now. I think so. Yeah, it's his time to shine. He's done it in the regular season. He's won MVP. He's going to win it again. It is time for him to win in the playoffs. Playoffs are also a time to shine for Patrick Mahomes. Can he and the Chiefs' offense figure it out in order to repeat this playoff season? There's plenty of craziness on a week-to-week basis, so pull up the bar with us each weekday wherever you listen to your podcasts. NFL and more, covering your favorite teams. Outkick's Hot Mic with Hutton and Withrow. Per carità, da come è partita la traccia, la strumentale, io personalmente mi aspettavo una bomba, e secondo me la traccia è una bomba. È figa. Il discorso è che abbiamo davanti una delle persone più semplici d'Italia, che oggi mi porta a capire, mi porto io a spiegarmi perché finalmente ho capito Rondo ci ha avuto tutto questo successo, perché il pubblico è semplice, lui parla semplice proprio, di una semplicità veramente, perché quando ho visto l'intervista, che ho fatto l'episodio che ho detto che mi fa tenerezza, poi nei giorni ci ho pensato pure che fondamentalmente la mia opinione è che sei una persona veramente stupida, e questo è il problema. Anche in generale, quando parlo tra amici e via dicendo, e c'è sempre fuori questa cosa. Ora, dobbiamo giudicare la musica, non la persona. Il personaggio è giovane, crescerà, maturerà, imparerà a spiccicare due parole in italiano. Fondamentalmente non ci si può aspettare di più da Rondo, ma di più non deve dare, perché questa roba qua è più che sufficiente. E devo dire, la traccia pure spacca, però il solito immaginario, solita roba vecchia. Marini, che dici? Non ho ascoltato la traccia. E questa è l'unica risposta plausibile.